Bella a tutti ragazzi, sono Orgasmic e sono qui con un nuovo squad builder sul mio canale. Senza perderci troppo in chiacchiere, devo soltanto dire che se ancora non vi siete iscritti al canale di Foot Italia, iscrivetevi, il link lo trovate in descrizione, così mi fate un bel piacere, visto che tratteremo argomenti interessanti, anche perché domani uscirà la Team of the Week Prediction, quindi secondo me è anche abbastanza interessante. Comunque, non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito col team di oggi. È un 4-4-1-1, una ibrida tra Serie A e Bundesliga, solo di due, però è veramente molto OP come squadra. Il prezzo, sinceramente, non me lo ricordo, comunque lo scriverò nella miniatura e probabilmente anche nel titolo. Comunque non è neanche troppo alto. Cominciamo subito. Allora, portiere abbiamo Jefferson, portiere che ho già trattato in altri squad builder, ma che mi è piaciuto meno questa squadra rispetto alle altre. Però comunque sia un buon portiere, ecco. Con Guanto forse è la migliore che mi si sta da metterli. Andiamo un po' veloce perché tanto Piszczek abbiamo trattato anche lui molte volte, è un buon terzino, buono in difesa e colpo di testa, ottima velocità, work rate alto, quindi uno Speedy Gonzales sulla fascia. Poi difensore centrale abbiamo Dante. Sì, Dante. Dante, mi sono trovata alla grande in questa partita con Dante perché boh, era velocità giusta, buonissimo in difesa e ottimo nel colpo di testa. Mi sono trovato davvero molto bene con questo difensore, prezzo abbordabilissimo. Difensore centrale di sinistra abbiamo Juan Jesus, che è la prima volta che lo tratto forse in uno squad builder, ma che mi sono trovato abbastanza bene. Poi con Sentinella ancora più buono. Sì, buona fisicità, ottima velocità, buoni valori di difesa e colpo di testa per il prezzo che vale, secondo me ci sta. Poi come terzino sinistro abbiamo Constant, che è l'unico terzino buono secondo me della Serie A. È un terzino abbastanza veloce, abbastanza buggato devo dire. In difesa è buono, anche una buona fisicità. È anche un buon cross se non erro. Comunque 79 di passaggio è abbastanza buono. Andiamo con l'esterno destro. Si tratta di Blachikowski. Blachikowski mi è piaciuto. Comunque non guardate le 8 partite perché ne ho fatte mi sembra 4. Sì, 4 partite se non erro. 4 partite, 3 assist. Direi che è abbastanza buono per Blachikowski. O forse 2 assist, non mi ricordo. È molto veloce, però a volte si fa prendere, soprattutto in fisicità. Non so quanto abbia di forza fisica, però non, a volte si fa prendere, ecco, si fa battere in fisicità. Centrocampista centrale abbiamo Gundogan, ottimo, ottimissimo centrocampista, davvero molto forte, veloce, ottimo tiro, ottimo passaggio, gran dribbling, 4 stelle abilità, buono in difesa e pecca soltanto per il colpo di testa, però mi ha fatto 3 gol in 4 partite e forse anche un assist, non mi ricordo, il prezzo è assurdo, 24.000, però veramente li vale questo giocatore, è formidabile. No. CC di sinistra abbiamo Guarin, che ha un'ottima fisicità, ottimo in difesa, colpo di testa, cioè è equilibratissimo, un giocatore fenomenale. In 4 partite mi ha fatto 2 gol e 2 assist. 6 è una stronzata, lì non so perché ha 6. No, forse perché l'avevo usato in 2 partite con la Serie A. Prezzo abbordabilissimo, giocatore fantastico. Se avete notato, ha work rate alto normale e ha alto normale anche Gundogan. Non sono impazzito, ho voluto provare a mettere tra i due CC work rate così super offensivo perché volevo appunto creare una squadra super offensiva, cosa che è sta squadra, e per vedere un po' come può danneggiare la squadra un centrocampo formato da due CC che dovrebbero coprire, però con work rate che non, cioè con work rate d'attacco alto. E devo dire che invece mi sono trovato bene, complice anche la difesa molto solida, mi sono trovato bene molto con la difesa, però non si è sentito moltissimo il fatto di avere work rate d'attacco alto e di difesa medio. Quindi mi sono trovato abbastanza bene. Esterno sinistro abbiamo Armero, che è un giocatore che mi ha un po' sorpreso. Ottimo giocatore, veloce. Ha un discreto tiro a dire la verità. 67 forse non gli rende giustizia. Ed è anche buono in fase difensiva, se è per quello. E quindi l'unico peccato è che ha 2 stelle piede debole e 2 stelle abilità, altrimenti sarebbe un signor esterno, secondo me. Poi andiamo alla T che mi ha
mi è piaciuto e non mi è piaciuto. Si tratta di Ramos. Forse è il ruolo che l'ho messo come AT. Forse non rende tantissimo come AT. Ha un'ottima velocità, ha un buon tiro. Passaggio 74 non è il massimo, però potrebbe andare bene. Dribbling, vabbè, che se ne frega. 87 di testa, assurdo. Però non mi ha fatto nessun gol di testa. E la sua fisicità un po'. Non mi aspettavo fosse così bassa. In realtà mi aspetto da 1,85 a nero, una bestia così, con 87 di testa, mi aspetto un 90 di forza fisica. In realtà c'è, cioè, tipo 70 qualcosa. E è un po' la perde, secondo me, in game. Non mi sono trovato benissimo questo giocatore, anche se comunque ha un buon posizionamento. Infatti mi ha fatto 2 gol e 3 assist, per quello è abbastanza buono. Però, boh, secondo me i crediti che vale, cioè non vale quei 40.000 crediti che ho speso per comprarlo, ecco. E infine andiamo con l'attaccante, una bestia in. Boh, una bestia letale. Si tratta di Aubameyang. Che io non sono una. Questa è una squadra super veloce, cioè Armero, Blachikowski, Ramos e Aubameyang. Non sono un amante delle prime punte, delle uniche punte super veloce, ma preferisco magari un Mario Gomez, un Mandzukic, un po' più lento, però forte di testa, buona finalizzazione. Invece con lui mi sono trovato alla grande perché è velocissimo, una scheggia. E poi ha anche un buon fisico, quindi quando inizia a partire è davvero davvero letale. In 4 partite che mi ha fatto 6 gol, o 5-6 gol, e 2 assist. E quindi è formidabile. Un attaccante veramente in questo modulo rende benissimo, secondo me. Poi non so, io l'ho provato nel 3-5-2 e non mi è piaciuto tantissimo. Non lo so per quale motivo. Qui io sono dell'idea che. I giocatori giocano in un certo modo in base ai moduli. Comunque sia, il prezzo, secondo me, lui vale il prezzo che costa. E anche con finalizzatore diventa ancora più forte. E quindi ve lo straconsiglio, anche perché il work rate è veramente ottimo. Comunque la squadra è questa, non so ancora precisamente quanto l'ho pagata. A occhio sui 70.000 crediti, qualcosa. Ve la consiglio perché è molto molto buona. Secondo me tranquillamente la potete usare in prima divisione. Adesso vi lascio alle clip che non sono tantissime perché boh, ho avuto un paio di problemi col PVR, sono forse 7 clip, però comunque sia, spero che vadano bene. Vi invito a lasciare un bel mi piace, 300 mi piace, ci sarà un nuovo video. Vi invito a commentare se avete delle squadre da propormi, visto che molti di voi me le hanno scritte su Facebook per messaggio privato o sui commenti. Vi invito a continuare perché mi piace coinvolgere un po' anche voi. Nei miei video e postatemi le squadre che ritenete molto forti, così io le proverò e poi probabilmente farò i video. Poi vi invito a iscrivervi al canale, al mio canale, al canale di FootItalia, il link lo trovate in descrizione, alla mia pagina Facebook, eppure trovate il link in descrizione, come di seguirmi su Instagram, link come al solito lo trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, bella raga! We'll never know.